Allora, vabbè, parto con la prima. Innanzitutto, buonasera a tutti e ringrazio nuovamente per l'invito. Parto con una premessa che è un tema delicatissimo e io non sono l'esperto specifico sul femminismo, ma da italiano che ho vissuto in Corea per diversi anni e ho studiato anche le lingue orientali e ho avuto modo anche di, diciamo, interagire con le persone del posto, ho fatto un po' il mio pensiero, che comunque appunto rimane frutto delle mie esperienze e delle mie impressioni sulla base della mia cultura, quindi metto le mani in avanti perché so che è un tema delicatissimo. Comunque sia, Sì. la situazione in Corea è piuttosto particolare perché la Corea è un paese che ad oggi è una delle nazioni anche economicamente più sviluppate, che si sta sviluppando sempre a una grande crescita, ha un PIL molto simile a quello dell'Italia, ma 30 anni fa erano 30-40 anni fa erano quasi nelle palafitte, nelle capanne, perché dopo la guerra di Corea del 53 hanno avuto anche loro dei regimi simil totalitari, delle mezze dittature, dei colpi di Stato e poi un boom economico. Quindi è una società molto simile anche a quella italiana, ma anche di sia attuale che di magari 70-80 anni fa, con le donne che ricoprono un ruolo della serie, prendersi cura della casa, ma in alcuni casi anche, sono anche i capi delle case. Tutto ciò c'è, nonostante ciò, però, ad oggi ci sono diverse situazioni che a volte vengono tacitamente accettate, altre no, in cui la donna è un po' come, non so, quella figura che si trova in quel contesto e magari deve essere sempre bella, appariscente, se è carina è meglio, se non è carina forse è meglio che prendiamo un'altra, no? Queste dinamiche che c'è un po' tutto il mondo. E in particolare si parla di femminismo in Corea, anche in Occidente, negli ultimi anni, perché nel 2016 c'è stato un episodio in cui un uomo ha brutalmente assassinato una ragazza nel bagno della metropolitana, senza una particolare ragione, semplicemente poi ha dichiarato che aveva antipatia verso le donne. Da lì poi ci sono stati altri casi di violenze, finché a un certo punto sono nati, e già esistevano da prima, dei movimenti femminili e di femministe, ma sono nati dei movimenti più, diciamo, estremisti. Ora, per fare una sorta di cronologia di quello che ricordo io, quando stavo in Corea è successa questa cosa e ricordo che allora aveva fatto scalpore. Poi si erano calmate le acque. Da lì però c'è stato anche, sempre tra il 2015 e il 2016, un periodo in cui in estate era arrivata in Corea la MERS, che era un altro coronavirus. In quel caso però, dopo alcuni mesi, è arrivata l'estate e la cosa è andata scemando. Quindi non ha raggiunto il resto del mondo, è rimasta più che altro in Asia. Però in Corea che era successo? Che all'interno di alcuni forum online si era preso in giro alcune donne che, nonostante eventualmente fossero portatrici del virus, erano andate a fare shopping. E quindi era stato coniato un termine kimchi nyo, che significa tipo la donna kimchi, ovvero che in testa c'ha i cavoli sotto vuoto, quindi non pensa nient'altro che allo shopping. Da lì alcune donne hanno coniato il termine maschile, tipo uomo dalla testa kimchi, diciamo, e però in quel caso all'interno del forum sono stati presi dei provvedimenti per far sì che le donne non utilizzassero questi termini perché erano offensivi nei confronti degli uomini. Quindi già lì ci sono state diciamo dei litigi, diciamo, delle disparità, se vogliamo. E poi è nato un sito che si chiama Megalia, dove sostanzialmente le donne avevano la loro sezione dove si sfogavano contro gli uomini. E ci sono stati altri scandali. Ricordo che una donna coreana che si trovava a fare la donna alla pari in Australia aveva anche drogato un ragazzino e l'aveva molestato e poi aveva pubblicato video online creando scalpore. Poi nel 2018 c'è stato il movimento MeToo a livello mondiale e in Corea, anche a causa del problema delle molca, ovvero delle camere nascoste, significa sia candycamera che telecamere nascoste, ci sono state migliaia di donne scese in piazza, alcune anche rasandosi i capelli, a protestare per il fatto che sostanzialmente ci fossero spesso episodi in cui
Le donne, a loro insaputa, venivano riprese nei camerini, nei bagni pubblici, anche nelle abitazioni, magari qualcuno le regalava alle amiche o conoscenti, magari non so, un salvadanaio, un accendino, una penna, e c'erano le telecamere in questi oggetti, o nascondevano le telecamere, e sono finiti online molti video o se che invadevano la privacy, senza parlare poi del revenge porn. Quindi da lì molte donne sono sempre diventate più estremiste, e ci sono stati altri incidenti, e sto quasi per arrivare alla fine, in cui per esempio poi un ragazzo che all'insaputa della famiglia faceva il modello anche nudo per le scuole d'arte era finito online perché alcune ragazze presenti in quest'area di disegno avevano fatto le foto e pubblicato il tutto online, rovinando, diciamo, la vita di questo povero ragazzo. Quindi da una parte c'erano donne che si sono anche tolte la vita, abbandonate a loro stesse perché non hanno trovato assistenza dalla polizia e hanno avuto la vita rovinata dai video girati a loro insaputa. Dall'altra, poi ci sono stati gli episodi di vendetta da parte delle donne nei confronti degli uomini. Poi nel 2020 c'è stato un altro grande scandalo, noto come NTH Room di Telegram, dove alcuni ragazzi, poco più che diciottenni, ventenni, sono riusciti a ricattare delle ragazze, sia coetanee, sia più piccole, sia più grandi, a far sì che queste ragazze dessero i loro dei video sempre o se e se li rivendevano su Telegram. Il tutto è finito con degli arresti. Sono venuti fuori altri scandali che coinvolgevano anche celebrità con eventuali droghe leggere nelle discoteche, donne molestate anche peggio. E quindi sostanzialmente si è creato questa sorta di... Ci sono due fazioni, cioè ci sono, diciamo che non tutti pensano che il femminismo sia una cosa sbagliata, ma a causa di questi gravi episodi, sia da una parte che dall'altra, sono creati dei movimenti radicali in cui alcune donne sono estremamente femministe e altri uomini sono estremamente, diciamo, razzisti nei confronti delle donne, definendo femminista chiunque abbia capelli corti. E ultimo scandalo, diciamo, noto del 2021 è stato anche durante le Olimpiadi, una ragazza di nome Aung San, che è stata campionessa di tiro con l'arco, che è stata criticata perché è andata alle Olimpiadi con i capelli corti, a detta sua, per, diciamo, non avere i capelli in viso, e concentrarsi meglio durante le Olimpiadi, che poi tra l'altro ha vinto anche le medaglie. Ah, è stata anche l'unica che ha portato diversi ori, mentre a detta degli uomini era femminista e femminista perché aveva i capelli corti. Poi, in tutto ciò, ovviamente la popolazione coreana, non tutti pensano che le donne o il femminismo sia una cosa sbagliata, ma allo stesso tempo non tutte le donne pensano che il maschilismo e i maschi siano una cosa sbagliata, ma grazie, forse a causa di internet, dove spesso la minoranza poi fa più rumore del pensiero generale, si stanno creando questi, diciamo, episodi e scandali in cui ci sono attacchi da una parte e dall'altra, e poi viene dato anche molto spazio a persone un po' lontanamente simili al problema dei Novax, no? In Italia, che magari non sono tanti quanto i vaccinati, però fanno rumore, ecco. Quindi questo per chiudere tutta la sintesi, poi possiamo parlare se ci sono domande. No, 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 infatti ho un po' di domande. Allora, partiamo un attimo dall'inizio. Tu hai detto quindi che in Corea del Sud, diciamo, la divisione dei ruoli tra uomini e donne è più marcata rispetto che in Italia. Dipende anche dalle regioni, perché rispetto all'Italia, allora in Asia c'è un po' il pensiero che una volta sposata la donna debba gestire le economie familiari, quindi spesso ci sono dei mariti, cioè nella maggior parte dei casi i mariti portano lo stipendio a casa e lo danno alle mogli, che poi lo gestiscono per le spese appunto di casa, per i figli eventualmente, e danno ai mariti una piccola parte. Ovviamente non in tutti i casi è così, però è una cosa piuttosto diffusa. Io ho anche amici sui 35-36 anni che lavorano da oltre 10 anni, ma che magari prima del matrimonio affidavano addirittura i propri soldi alla madre per non spenderli. La serie, gli do a mia madre, lei li gestisce, tanto gestisce anche quelli di mio padre, però ecco, anche lì dipende da... Tendenzialmente è così, un po' in tutta l'Asia, però poi ci saranno anche i casi diversi, perché ovviamente sono anche 60, 59 milioni di abitanti, non posso dire sono tutti così, però tendenzialmente c'è questa cultura in Asia. Ciononostante, io vivevo a Daegu, che è una città a sud della Corea del Sud, e lì sono nati e cresciuti alcuni personaggi, anche storici e politici coreani,
estremamente radicali e conservatori, si dice conservatori, giusto? E in quella zona ricordo spesso mi si dicesse: ah, se trovi una ragazza coreana, poi ti fa lei le pulizie, quando torni a casa trovi cucinato. E quindi mi dicevano: no, guarda, sposati così poi non devi pensare a queste cose. Quindi, nell'idea delle persone sopra i 45-50 anni, c'era questa cosa che la donna era poi la facchina. Tra l'altro, c'è una parola coreana che è curiosità. Per dire moglie si può dire in diversi modi. Uno dei modi di dire moglie sarebbe chip sarà. Chip sta per casa, sarà sta per persona. Però in realtà non penso sia dispregiativo. Forse originariamente non mi sono mai, diciamo, informato bene sull'etimologia. Viene da pensare, forse originariamente la donna era la persona che sta a casa, anche storicamente, quando anche in Italia magari eravamo più sull'agricoltura. Quindi magari si andava nei campi e poi le mogli prendevano, non so, cioè, vabbè, che poi sempre le sorelle si prendevano cura dei bambini, però ecco, la donna ha sempre avuto questa figura di amministratrice da una parte, ma allo stesso tempo forse anche da quella che deve lavare i piatti, quella che deve fare le pulizie. E dire, forse negli ultimi 10 anni, comunque in coreano c'è anche un'altra parola che significa mappoli, che significa che le coppie si dividono i ruoli. Quindi se io pulisco, tu cucini o viceversa. È tipo il fatto che appunto ci siano le coppie mappoli e le coppie, diciamo, chiamate diversamente, forse mi fa anche pensare che effettivamente ci sia sempre stata una distinzione forte. Poi, queste sono anche mie impressioni. Ovviamente ho anche conosciuto tante ragazze che hanno una personalità molto forte e che sanno controllare, gestirsi le cose da sole e anche fare carriera, eccetera. Però allo stesso tempo è anche vero che spesso ho notato che i ragazzi aspettano magari di sistemarsi per far sì che poi la donna si occupi di determinate cose. Non sempre perché la donna deve essere inferiore, eccetera, ma proprio perché culturalmente si è cresciuti, si tende a pensare così. Ciò considerando anche che la Corea, fino a qualche decennio fa, era un paese dove tipo c'era, cioè, proprio il terzo mondo, era molto più degradata che le nazioni del terzo mondo oggi. Ok, quindi c'è stata una rapida evoluzione Sì. economica che però non è, come spesso capita, stata seguita da un'altrettanto rapida evoluzione nelle usanze, no? Che magari sono rimaste più legate, almeno nei contesti rurali, di paese, di provincia, più a dinamiche patriarcali, diciamo così. Sì, però anche lì bisogna fare distinzione tra le fasce di età, perché magari una persona che adesso ha 40 anni è più portata a dire: ok, vabbè, io studio, poi magari lavoro qualche anno, mi sposo e faccio la casalinga perché fa anche comodo. Altre generazioni invece più moderne sono molto più, diciamo, vabbè, se studio, se io effettivamente mi prendo doppia laurea, eccetera, voglio anche avere carriera. Non a caso, come in buona parte dell'Asia, visto che c'è questo clima ultra competitivo dove spesso le donne sono anche formate meglio degli uomini, perché poi in Corea c'è anche la cosa che gli uomini fanno i militari e le donne no, il motivo per il quale alcuni uomini vorrebbero che le donne avessero la stessa disparità degli uomini e perdere X anni facendo il militare. Vabbè, per questo motivo spesso le donne sono più preparate. E per altrettanto motivo tante volte preferiscono fare carriera piuttosto che avere una famiglia, proprio perché magari in casa c'è la pressione che entro i 30 anni ti devi sposare e si finisce per odiare l'idea dello sposarsi e quindi focalizzarsi sul, però ecco, sul fare carriera. Però ecco, sto facendo un discorso molto generale. Quindi, cioè, ci sono casi e casi, però tendenzialmente c'è Certo. questa cosa. No, ma adesso andiamo magari nel dettaglio. Quindi tu hai citato, per esempio, il fatto che in Sud Corea ci sia ancora la leva obbligatoria militare di 2 anni, se non Sì, sbaglio, per gli uomini. sì. E secondo questi movimenti antifemministi, questo sarebbe uno degli elementi che, a loro dire, creerebbe disparità nell'ingresso nel mondo del lavoro, dove gli uomini farebbero più fatica proprio per questi 2 anni di leva obbligatoria a entrare. Tu questa cosa come la vedi? La vedi realistica o no? Allora, questo secondo me, nì, nel senso che i ragazzi effettivamente devono fare la leva obbligatoria perché tecnicamente le due Coree sono ancora in guerra. Le donne
volontariamente possono anche fare parte dell'esercito. Infatti ci sono delle forze dell'ordine femminile e in alcuni casi escono anche fuori degli scandali con altrettanti suicidi. Ci sono stati sia nell'aeronautica che nella marina negli ultimi 6 mesi di alcune donne che sono state molestate dai superiori, hanno fatto richiesta di, diciamo, punizione, trasferimento, assistenza e magari sono state semplicemente spostate o mandate a riposare, non si è risolto più di tanto e hanno fatto la scelta estrema, che spesso in Asia c'è questa cosa del suicidarsi come anche gesto per cercare di, cioè, ovviamente io ora non so che dinamiche ci sono all'interno di una persona che decide di fare questo gesto estremo, però a volte in Asia ha due significati: uno che si cerca magari di proprio fare clamore per possibilmente cambiare qualcosa, in altri casi è magari si è coinvolti in uno scandalo e non si sa come ci si deve prendere la responsabilità o meno. Si pensa che ormai la carriera sia finita, questo spesso nel caso degli uomini, e ci sfoglia la vita. Nel caso delle donne è perché magari è lo stress psicologico. Anche in diversi film e drama coreani ci sono alcune scene di donne che magari vanno alla polizia, non vengono considerate. C'è anche un film in cui ci sono due donne detective che nonostante siano molto brave all'interno della centrale di polizia vengono sempre relegate a ruoli più d'ufficio e quando magari fanno delle indagini in esterna vengono anche rimproverate e c'è il caso di questa ragazza che va lì molto scossa, sta per dire qualcosa, alla fine si dimentica il telefono, vabbè, scoprono che praticamente era stata drogata e stuprata e per vergogna non aveva detto il tutto per diverso tempo finché non ce la faceva più. Ma questo, cioè, l'esempio del film è perché spesso sono film intrattenimento, ma tante volte nei film coreani si critica la società e spesso anche la polizia viene criticata. Cioè, nel 90% dei film coreani la polizia non lavora bene. Magari hanno il colpevole tra le mani, ma per un motivo o per un altro lo lasciano libero. Però questa. Cioè, poi vabbè, c'è stato anche il fenomeno Squid Game, ci sono altrettanti film, Parasite, che è più conosciuto, dove alla fine si critica sempre la società, per vari motivi, però sì, diciamo. No, ma quello che mi interessava capire era, dal tuo punto di vista, questi movimenti antifemministi, perché cosa esattamente sono, diciamo, in protesta? Io non ho avuto una chiara percezione, perché alcuni dicono appunto, cioè, li hanno dipinti come prettamente misogini, quindi che vogliono la donna che abbia appunto il suo ruolo nella società, quindi magari un po' più conservatori. Altri invece sostengono che questi movimenti antifemministi siano la risposta fisiologica a una radicalizzazione del femminismo in Corea del Sud, per cui ci sono appunto questi gruppi che sono palesemente, esplicitamente misandrici e quindi attaccano gli uomini. E quindi non si capisce bene effettivamente se sia un movimento unitario, se sia un movimento con più magari anche, diciamo, reazioni che possono essere alcune più legittime, alcune magari più conservatrici, magari più estremiste, ecco. Sì, allora, diciamo che in Corea ci sono alcuni movimenti molto estremisti, però non rappresenta il totale pensiero delle donne coreane. C'è da dire che le persone nate negli anni 90 hanno, diciamo, i genitori, le persone nate negli anni 70, 80 e prima, hanno fatto molti sacrifici, soprattutto le donne. Le generazioni moderne hanno molte più possibilità. E hanno accesso a un'educazione anche molto più completa. Viviamo un'era in cui con internet è facile informarsi sul resto del mondo, viaggiare, quindi le persone sulla ventina, prossimi ai 30, sono veramente molto anche, rimangono coreane per carità, però anche occidentali, se vogliamo, è più facile vedere persone che tengono per mano, eccetera. La generazione precedente invece era molto più rigida. Ora, il fatto che ad oggi anche le donne abbiano molta più opportunità, non tutte si preoccupano del fatto che eventualmente la società sia maschilista o meno. Quello che succede, che è un problema, è che siccome a capo del governo ci sono anche molte figure vecchio stampo, e siccome spesso e volentieri succedono dei casi di scandali in cui si scopre che diverse donne di alcune aziende erano molestate, addirittura
vengono fuori anche questi scandali in cui si scopre che c'erano le telecamere nascoste in determinati luoghi, hotel, zone pubbliche, eccetera, e spesso nei bagni delle donne, rende le donne vulnerabili a questo problema, perché ovviamente è difficile, cioè può succedere anche agli uomini che ci sia una telecamera nascosta, però nella maggior parte dei casi questi incidenti vedono le donne come vittime. Quindi, siccome la legge coreana, nonostante sia un paese che sia molto evoluto tecnologicamente e economicamente sempre in sviluppo, e addirittura per esempio durante il periodo del Covid molti hanno seguito il modello coreano, delle volte ha delle regole assurde in cui non si fa giustizia. Non vale solamente per il problema delle spy cam, delle telecamere nascoste, anche in generale per le morti da lavoro. Ci sono stati casi di morti di uomini anche che lavoravano per le poste 22 ore al giorno, 21 ore. Però in generale è successo anche di recente che le telecamere di sicurezza di un edificio mostravano chiaramente un ragazzo malmenare la ragazza. Questa ragazza, dopo essere andata in coma, è morta, però non è stato arrestato subito e non gli sono stati dati tanti anni, perché comunque non era stato considerato un atto volontario di rabbia contro la donna, ma un litigio diverso, se capito bene. Fatto sta che hanno detto che avrebbero fatto ulteriori indagini, quando comunque c'era un video palese in cui questo ragazzo prendeva la ragazza e la sbatteva la faccia all'ascensore. E quando tu vedi queste cose, dici non l'arrestano subito, devono indagare, cosa si devono indagare? Quindi anche per la questione delle spycam, eventualmente viene fuori che delle persone avevano messo delle telecamere. E quindi tipo erano cioè avevano chiuso il materiale senza il consenso, avevano fatto il reato di mettere delle telecamere e poi magari gli danno 2 anni oppure 1 anno prova di libertà vigilata. Per questo motivo negli ultimi anni molte donne hanno protestato tantissimo e stanno iniziando a cambiare alcune leggi. La maggior parte di questi incidenti, appunto, come dicevo prima, vere come vittima le donne. Quindi effettivamente le donne poi sentono la disparità, perché quando poi succedono scandali in ambito militare si cerca sempre di coprire il tutto. Quindi il fatto che le leggi vengano fatte dalle persone che magari poi compiono questi reati, no? E che le cose vengano sempre, si cerca sempre di coprirle, nonostante poi comunque la Corea sia un paese democratico, quindi si sa, viene fuori la verità, comunque si sa quello che è successo, per quanto magari non sempre vengano prese delle misure effettive. Crea in diverse donne, soprattutto quelle vecchia generazione, tra virgolette vecchia, che diventano estremiste. E in alcuni casi poi ci sono degli episodi di vendetta nei confronti degli uomini. Siccome succedono queste cose, poi si è creata l'idea che il femminismo sia una cosa sbagliata. Ora, i movimenti femministi in Corea esistono da sempre, esistono già da quando erano colonizzati dal Giappone, anche come movimenti di indipendenza per la libertà, in cui delle donne avevano più coraggio di alcuni uomini nel cercare di combattere l'invasione giapponese. Questo è un altro periodo storico, dal 910 alla Seconda Guerra Mondiale, diciamo, oltre un trentennio. Però negli ultimi anni l'idea di femminismo sta prendendo questa piaga negativa, perché poi viene fuori che magari ci sono queste vendette, come dicevo prima, dei maschi ripresi a loro insaputa, e quindi dicono: ah, questo povero ragazzo non c'entrava niente, vittima della situazione generale. E siccome succedono questi episodi, poi vuoi le notizie, vuoi che su internet tutti sono leoni da tastiera, e succede che vengono estremizzati sia da una parte che dall'altra determinati comportamenti e si creano queste fazioni. Poi Seoul è come Roma, quindi ogni tot settimane ci sarà la dimostrazione, la protesta contro un qualcosa. Spesso capita che nella stessa piazza dove magari hanno protestato le donne, dopo qualche settimana arrivano a protestare gli uomini, a dire che non è vero che le donne non hanno diritti, che le donne stanno diventando troppo rumorose. E magari alcuni di loro effettivamente credono che la donna debba essere relegata a una posizione più, diciamo, da, non so, pulire piatti, non deve fare carriera. Però secondo me nella generazione giovane, parlo delle persone nate negli anni 90, non c'è questo pensiero, forte come nelle generazioni precedenti. Poi magari se uno nasce e cresce in una zona più rurale, ha una cultura più bassa e dei familiari che la pensano così, compreso la donna, e magari poi finisce che
pensano anche loro così da giovani, come succede anche in Italia, che alla fine se i genitori non ti educano per bene, magari si diventa più razzisti, più ignoranti. Sì, sì, sì. Allora, scusa, provo a fare un recap anche per capire se ho capito. Allora, tu correggimi nel caso se sbaglio. Allora, la tua visione è questa. Effettivamente la situazione in Sud Corea ha un forte maschilismo che si ripercuote poi in casi di cronaca abbastanza poi evidenti, dove le donne non vengono tutelate, no? Anche a livello legale. Questo ha portato una rabbia nelle donne, nei movimenti femministi, e alcuni di essi hanno finito per estremizzarsi e per usare una legge, diciamo, di vendetta, per cui siccome io subisco questo, anche tu, uomo, subirai una medesima, diciamo, condanna. Quindi queste proteste antifemministe hanno una base conservatrice, quindi di persone che comunque non vogliono che le donne trovino emancipazione, potere e appunto escano da questo ruolo, ma allo stesso tempo magari tra i più giovani hanno anche una loro diciamo fondatezza data proprio da questa estremizzazione, diciamo reattiva, diciamo vendicativa, che in alcuni casi sta avvenendo. È così o ho sbagliato? No, sì, esatto, perché comunque tutti noi, cioè molti di noi abbiamo una madre, una sorella, una zia, e io non penso che appunto noi, cioè vedendo, crescendo insieme, siamo in grado di pensare: ah, mia sorella non è in grado di fare questa cosa, mia sorella non se lo merita. Cioè, sicuramente c'è chi è ignorante, è molto maschilista e lo pensa, però generalmente non c'è questa cosa. Quello che succede però è che queste notizie fanno scalpore, perché magari è più raro che un uomo sia vittima di molestie, cosa che succede, che comunque succede, cioè non bisogna negare, cioè si tende sempre a parlare di molestie solo per le donne, è ovvio che succede anche agli uomini, e magari non venga trattato come, cioè tutte queste cose in realtà secondo me sono anche in base a come siamo cresciuti, perché a me è successo in Corea di essere simil molestato, e ha fatto un effetto stranissimo. Una volta, quando ero al lavoro, è entrato un transgender, un travestito. Di premessa, gli asiatici hanno dei tratti molto più femminili dei nostri, quindi magari a molti occidentali sarebbe sempre una donna. Io, avendo vissuto in Asia, ho capito che si trattava di un uomo, perché aveva magari delle mani un po' più grandi, il pomo d'Adamo, scusate, a volte mi dimentico l'italiano. E in quel momento, io quel giorno mi ero addetto alla vendita di alcuni prodotti, e questa persona mi ha chiesto di controllare alcune cose e mi sono sentito palpeggiare dietro la schiena, però sul momento ho pensato vabbè, magari mentre è passato non ci ho dato peso, però mi ha dato un effetto stranissimo, c'era quasi anch'io pietrificato, ma questo che sta facendo? Poi mi ha chiesto: mi controlli i tagli di queste scarpe? E io mi sono messo di fianco, tipo c'era una specie di stanzino di fianco alla cassa, con le colonne di scarpe, stavo per allungare e prendere una scarpa all'alto, e questo mi è venuto ad alzare la maglia. Allora io l'ho preso dalle braccia, ho detto no, se n'è andata, non è più tornato. Però in quel momento io ho pensato: ma che cosa è successo? Quindi io non so immaginare il terrore che può avere una donna quando magari si trova una persona che la molesta, perché succedono anche lì dei pervertiti che magari compiono atti osceni in luogo pubblico e se ne scappano, non c'è niente. Il pensiero di base è che tendenzialmente si tende, almeno fino a poco tempo, ora sta cambiando, però non si è mai punito più di tanto nel momento in cui una donna è stata molestata, c'è stato lo stupro, e anche molestatori seriali, no? Che sono stati rimessi in libertà, che poi hanno ricommesso il crimine. È successo spesso che delle donne poi si sono tolte la vita anche all'interno della forza del movimento politico, del mondo del cinema, perché sono state molestate e si è cercato di coprire il tutto. E ricordo anche che una volta, quando ho cambiato azienda, abbiamo dovuto fare il corso di orientamento, il regolamento anti, diciamo, molestie, e quindi ho visto che molte delle cose che si diceva di non fare, del tipo anche di andare a intromettersi alla vita privata degli impiegati, del tipo oh, ma stai frequentando qualcuno, oppure oh, ma sei ingrassato,
era un qualcosa che effettivamente io, da quando sono arrivato in Corea, ero arrivato in Corea, mi sono accorto che anche a me dicevano queste cose. E quindi ho capito che sostanzialmente, come in Italia, inizia a cambiare il politically correct, quello che è più corretto dire o meno, quello che è più etico dire o meno. C'è chi lo accetta, c'è chi non lo accetta, e poi ci sono questi casi estremi in cui spesso la donna è vittima e crea molta rabbia nelle donne, e poi di contro crea rabbia negli uomini. Quindi, secondo me, ci sono sicuramente dei gruppi molto estremisti, perché poi la Corea è un paese molto grande, diciamo, popolazione quanto l'Italia, ma come geografia è un po' come se fosse da, non lo so, dalla Sicilia a Napoli. Quindi le notizie, anche il modo in cui vengono utilizzati i social, viaggia tutto in modo più veloce, fa tutto più eco, fa tutto più rumore. E poi anche il fatto che ci sia questa personalità, diciamo, questa cosa che i ragazzi fanno il militare, questa società un po' con i ranghi, come nelle forze dell'ordine dei militari, crea tutte queste cose. Queste sono tante mie impressioni. Quello che penso io è che sicuramente ci sono donne molto estremiste, sicuramente ci sono uomini molto estremisti, ma ho molta fiducia nella generazione futura. Poi, su 60 milioni di abitanti, 59, tutto può succedere. Però ho fiducia, ecco, nel futuro. Per quanto effettivamente ora il problema ci sia e vada affrontato anche a livello politico, secondo me bisognerebbe creare più tutela sia verso le donne, sia verso gli uomini, ma soprattutto anche verso diverse situazioni che effettivamente succedono e sono ripetitive e spesso poco punite o non punite. E in conclusione, secondo te, come i giornali italiani hanno trattato la vicenda? Tu hai visto un po' di notizie, secondo te l'hanno trattata in modo corretto? Hai visto delle imprecisioni? Beh, diciamo che generalmente non è che le notizie italiane dicono qualcosa di sbagliato, però a volte vedo un po' delle imprecisioni per mancanza di conoscenza del contesto. Per esempio, quando io apro l'ANSA, generalmente trovo sempre Corea del Nord, venti di guerra, perché magari c'è il classico lancio del missile che ha tanti significati, che può essere sia una provocazione perché America e Corea si stanno incontrando, sia la provocazione perché ci sono le elezioni in Corea del Sud. Oppure perché magari Kim Jong-un al nord ha problemi a gestire il popolo nordcoreano e cerca di dimostrare che ha potere. E quindi ci sono tante dinamiche che non sempre vengono spiegate. Poi trovi il giornale che ti spiega tutto il contesto per filo e per segno e alcune notizie che vengono riportate come tipo a fattarello gossip, perché fa notizia. Quindi secondo me sì, il fenomeno c'è, non è che non esista. Però andrebbe approfondito, come abbiamo fatto oggi, per esempio. Va bene, io ti ho chiesto più o meno tutto quello che avrei voluto chiederti. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, se no io ti ringrazio perché effettivamente mi hai aiutato col tuo punto di vista, però un punto di vista autorevole perché appunto di persona che li vive a inquadrare un po' meglio la situazione, perché effettivamente io ho letto diversi articoli e un po' l'impressione che ho avuto è che la parola femminismo in Sud Corea avesse assunto un significato negativo in modo mediamente generalizzato, nel senso che ho come avuto l'impressione, soprattutto in particolare relativo allo scandalo della campionessa olimpica dei capelli corti, che ci fosse comunque una percezione di questo movimento negativa, però non ho capito se questa percezione fosse giustificata effettivamente da un estremismo del movimento stesso femminista o se fosse invece una volontà di appunto conservare magari degli usi e dei costumi che invece erano pregressi e che danneggiavano soprattutto le donne. Ecco, questa cosa no, non ho avuto la percezione, però da quello che ho capito rispetto in Italia, dove il termine femminismo è generalmente interpretato in maniera positiva, a volte anche senza porsi magari il dubbio che possa avere anche delle potenziali derive estremiste, mi sembra di capire che in Corea del Sud è quasi l'opposto, cioè che di base la parola venga interpretata a livello mass mediatico in maniera tendenzialmente negativa, anche se poi effettivamente
ha una sua utilità sociale. Sì, diciamo che tendenzialmente viene interpretato come negativo in Corea, però anche chi magari è a favore delle donne capisce che c'è questa sfumatura negativa proprio perché poi succedono queste vicende politiche. Poi, se una persona è anche esperta o comunque ha una cultura un po' più approfondita del contesto, capisce che il femminismo non è una cosa negativa. Il modo in cui sta venendo affrontato il susseguirsi delle vicende gli dà una sfumatura negativa, secondo me. Però mi auguro e spero che con le nuove generazioni cambi. Ora, questa cosa è anche ambigua in Italia, perché poi ci sono quelle persone anche qui, estremiste o meno. Ma secondo me è anche uno dei problemi generali più importanti ai giorni d'oggi è internet, perché ci sono persone che danno informazione e fanno informazione con criterio, chi invece per avere il click facile per la pubblicità tende a diciamo sfumare o cambiare un po' il contesto, trasformare qualcosa e spesso finire anche per fare disinformazione. Quindi per chiudere, perché io poi mi scuso se mi sono anche dilungato troppo, non ho messo la live su Twitch perché c'è un po' di diciamo delay, quindi sto parlando a uno schermo nero, perciò in alcuni contesti lo so, mi spiace. No, mi scuso io, però ecco, no, non c'è nessun problema. No, ma in realtà sei stato chiaro, quindi non ti preoccupare. Quindi in sintesi la parola femminismo in Corea è negativa, però ci sono tanti movimenti tra virgolette femministi che in realtà portano anche buono alla società, e ci sono molte donne soprattutto che sono riconosciute anche a livello sociale, a livello proprio nazionale, essere eroine sia all'interno del cinema sia all'interno poi di associazioni, fanno del bene per il posto, per la regione, comunque anche a livello politico, però sì, effettivamente ci sono delle donne che cercano anche di dimostrare che si può cambiare, che le donne comunque adesso rappresentano anche, cioè sono sempre state il motore anche dell'economia, ma forse anche di più. Poi se le donne vogliono fare il militare lo possono fare, non è obbligatorio ancora per loro, però a questo punto io mi domando, se le donne andassero a fare la leva obbligatoria, chi lavora? Cioè, perché in Corea si dice che non c'è lavoro, in realtà non è corretto, cerco di andare veloce, spero non rubare altro tempo. Vai. Rispetto in Italia c'è un tasso di lavoro molto più alto, secondo me, perché se sei coreano, tralasciando lo straniero, perché poi noi stranieri abbiamo tanti problemi di permesso di soggiorno che deve essere specifico, altrimenti non puoi fare quasi un cavolo, i giovani possono lavorare, non come in Italia. Ci sono convenience store praticamente ogni 200 metri e sono aperti 24 ore su 24. Ci sono anche supermercati aperti 24 ore su 24, karaoke, sale giochi aperti 24 ore su 24, e i ristoranti non sono come in Italia, magari la gestione familiare con il cameriere che bene o male ti porta 4 piatti su un braccio e 10 su 2 dita, no? Là prendono le persone che devono stare là magari a servire la gente che si ubriaca dalla mattina alla sera, perché c'è anche questa tendenza a bere molto, soprattutto in alcuni tipi di locali in Corea, e tutti questi lavori sono svolti da studenti, o delle superiori o universitari, che quindi hanno la possibilità di iniziare a lavorare e fare determinati tipi di esperienze, sono sia uomini che donne. Ma nel momento in cui finiscono l'università, rispetto all'Italia, ci sono dei canali più veloci per inserirli nel mondo del lavoro. E siccome i ragazzi fanno il militare, le donne poi sono quelle che, magari partendo anche dalle classiche fotocopie, alla fine tengono i conti dell'azienda e portano avanti molte delle attività principali delle aziende, il design, eccetera. E quindi se non ci fossero le donne che fanno questa cosa, sì, forse sarebbe bilanciato tra uomini e donne, però è anche vero che poi molti uomini tante cose non le sanno fare perché gliele mollano le donne, quindi forse, non so, anche gli uomini un attimo cercare di bilanciare. Poi... Sì, sì, vabbè, ma quello è chiaro, però forse l'ideale sarebbe levare la leva militare per entrambi. Non so esattamente la situazione appunto sì, politica, militare in Sud Corea, se è veramente necessaria questa leva di 2 anni obbligatoria per gli uomini. Per ora direi sì, perché non penso che la Corea del Nord dichiarerà mai guerra alla Corea del Sud, cioè la guerra ancora non è finita tecnicamente, però con gli equilibri mondiali che ci sono oggi
sarebbe un passo troppo grande, secondo me, del nord, perché la Cina non vuole che il nord sparisca perché magari poi avrebbe gli americani ancora più vicino, che gli americani stanno in Corea del Sud in diverse basi. Stesso discorso vale per la Russia. E anche il nord non ha tutta questa, diciamo, voglia di rischiare di perdere il potere, eccetera. Quindi ci sono questa bilancia dove ogni tanto alcuni presidenti, come il presidente attuale Moon Jae-in, cercano magari di avvicinarsi, di creare le iniziative comuni, di creare le infrastrutture a nord per portare anche economia al sud. Insomma, ci sono queste cose, ma ora come ora io non penso ci sarà mai l'unità, un'unione, e se ci sarà magari saranno comunque due nazioni distinte, perché a livello economico poi ci sono dei, anche culturale a questo punto, visto la chiusura del nord, ci saranno, c'è una distanza troppo, c'è un gap troppo ampio da, anche nella cultura del lavoro, nel pensiero, in quello che studiano loro. Quindi questo. E poi volevo dire un'ultima cosa. Un'altra delle cose che ha acceso l'odio verso il movimento femminista è stato che probabilmente, proprio per il fatto che tanti ragazzi vanno a fare la leva militare, molte delle persone che lavorano nelle aziende come designer sono donne. Ed è successo più volte, almeno due o tre volte, che in alcune campagne pubblicitarie di alcune aziende sudcoreane, nei poster di, diciamo, pubblicità venisse fuori il segno così, che rappresenta anche il logo del gruppo che ho nominato all'inizio, Megalia, o le Megaliane, ovvero questo gruppo di femministe estreme. Quindi c'è stata sia una campagna pubblicitaria di un convenience store che doveva rappresentare il fatto che vendevano delle cose per fare camping, e quindi avevano messo tipo una griglia, una salsiccetta e poi una mano dal nulla così. E ce n'era un altro caso per una pubblicità di un caffè, e quindi lì le persone hanno detto, cioè non è stato magari grave come lo stupro a una donna, però molti uomini hanno cominciato a lamentare che questo movimento femminista stesse iniziando un attimo a dare fastidio, perché magari piuttosto che venire fuori alla cronaca locale per iniziative magari, non lo so, creati X posti di lavoro oppure questa cosa per questo, veniva fuori invece la notizia che nell'azienda o comunque nella campagna nazionale per qualcosa c'era questo gesto che è un po' come un dito medio però riferito agli uomini. Quindi quello ha fatto molto scalpore, cosa che non ho detto prima. Quindi questo gesto non vuol dire, non è riferito alle dimensioni del pene maschile, come ho sì, sentito. Sì, è riferito a quello. Però ecco, è stato usato in alcuni poster pubblicitari, che effettivamente non è che fosse molto correlato alla pubblicità in sé. Quindi è stato dato per scontato che fosse una provocazione indiretta, e probabilmente lo era. Quindi siccome appunto nelle news, piuttosto che i movimenti femministi si sono resi famosi o protagonisti di questo tipo di gesto piuttosto che altre, diciamo, iniziative, anche questo ha fatto molto scalpore e ha creato polemiche. Ok, ma questo gesto come è nato, scusa? Cioè, perché questo movimento estremista femminista ha coniato questo gesto proprio come ripicca, come provocazione? Non ha una storia dietro? Allora, che io sappia, come ti dicevo prima, nel 2015, quando c'è stata la questione della donna Kimchi, dell'uomo Kimchi, all'interno di un forum avevano creato una sezione a parte che ha iniziato ad essere frequentata da donne, e da lì poi qualcuno ha creato il logo con questa mano, che è proprio una provocazione, come un insulto all'uomo della serie ce l'hai piccolo. E quindi poi, nell'arco degli anni, nel momento in cui non intanto esce questa cosa fuori nei giornali o nelle riviste o appunto nei poster pubblicitari di un qualcosa, e lì ovviamente fa scalpore, perché non lo so, cioè è quasi come mettere un dito medio così, magari, non so, ti trovi il poster di una compagnia telefonica dove anziché mostrare il dito verso il numero del telefono così, sarebbe l'indice, cioè sarebbe appunto, sì, okay, dito medio. Ok, è chiaro, ma questo gruppo estremista nato in questo forum oggi è attivo o no? Diciamo che questo gruppo è stato sempre caratterizzato da atti estremi, come molestare uomini e caricare foto senza consenso su internet, come per esempio il modello nudo,
che faceva questa professione all'insaputa dei familiari e degli amici. C'è stato il caso estremo della donna alla pari, di questa donna che faceva da babysitter in Australia e ha stuprato un ragazzino sostanzialmente ai 13 anni, drogandolo. E quindi quando vengono fuori queste cose, magari forse non tutte le persone che frequentano quel forum sono così estreme, però magari poi queste persone escono, ma entrano quelle che magari sono estreme. Quindi Ok, quindi. questo delle Megalian effettivamente è considerato come un gruppo molto estremo. Ok, che è comunque attivo, nel senso che rimane online e rimane Sì, hanno il attivo. loro sito. So anche che c'erano alcuni siti, ecco, in Corea. I siti porno sono banditi, poi ovviamente ci sono i VPN, ma soprattutto anche con la loro ricerca ci sono decine e decine di siti dove comunque le persone riescono a caricare o meno contenuti, e ce n'erano alcuni apparentemente molto famosi con i server all'estero, ma questi gruppi di femministe sono riusciti a farli mettere giù, anche con l'aiuto della polizia, dopo aver fatto molto rumore. Perché c'erano alcuni siti dove venivano caricate immagini e video anche di minorenni, sia chi, diciamo, porno, revenge porn, sia appunto le famose telecamere nascoste. Il fatto sta che molti dei contenuti erano estremamente illegali, non si tratta di un sito. Vabbè, che poi anche quelli più famosi sappiamo benissimo che sono stati sulle cronache per problemi di, diciamo, natura etica, che non sempre i contenuti sono, non so, parte del cinema, di quel cinema, ma effettivamente anche amatoriale, non sempre amatoriale e legale. Però ecco, sono riuscito a mettere giù alcuni di quei siti che avevano i server Beh, questa è una all'estero. cosa positiva, no? Sì, però questa cosa è passata in secondo piano perché poi succedono questi piccoli episodi che fanno arrabbiare il coreano medio, e ad oggi con internet anche il ronzio, non so, di un animale che non ha le ali fa rumore e si creano queste situazioni. Quindi per capire, tu pensi comunque che, per concludere, questi atti estremi, siano minoritario, comunque diciamo fanno tanto rumore, ma poi in realtà la maggior parte delle cose che vengono fatte da questi gruppi sono positive. Ecco, diciamo che non si, cioè, a meno che poi uno non va a investigare, non si sa sempre quello che fanno. Quindi generalmente questi gruppi sono noti più che altro per le cose negative. Quindi hanno fatto questa cosa del chiudere i siti, però è una cosa che hanno fatto. Poi per il resto vengono sempre alle cronache perché ci sono degli scandali. Più che altro per la cosa dei piccoli gesti che fanno più rumore, mi riferisco al rumore che fanno i netizens, come si chiamano in Corea, su internet, perché ormai tutto fa polemica. Quindi esce un film, c'è un attore che dice una cosa sbagliata, un momento Vabbè, sbagliato, quello è anche in Italia, ecco, però identico. in Corea forse è ancora un po' più estremo, perché poi lì c'è anche questa cosa che chi va in televisione, o comunque chi appare in pubblico, debba dare l'esempio. Perciò se appunto un attore sbaglia un qualcosa, allora deve essere licenziato. Anche in Giappone funziona così, anche cioè in Asia c'è un po' questa cosa del se vai in TV devi fare attenzione a quello che dici, non sei libero di dire e comportarti sempre in Beh, ma determinato. anche qua, nel senso, forse lì è più Sì, è estremo, lì è un po' più forse lì. estremo. Quindi, tipo, quello che Ok, succede in vabbè. Italia, prendiamolo più estremo. Sì, Ok. Quindi forse anche per questo ci sono delle reazioni, non so, del coreano medio. Cioè, io voglio capire, queste reazioni del coreano medio sono reazioni, diciamo, appunto, dettate da ignoranza o effettivamente, qua l'ultima domanda proprio per concludere e proprio per avere una tua risposta magari anche proprio concisa. Effettivamente alcune di queste reazioni del coreano medio hanno una giustificazione. Mi sembra di aver capito tendenzialmente di sì, però vorrei proprio Sì, dipende concludere. molto dal contesto. Tendenzialmente c'è il coreano medio che è ignorante. In alcuni casi magari hanno anche ragione, però secondo me hanno ragione in entrambi i casi, perché secondo me appunto a livello istituzionale dovrebbero creare delle leggi e farle rispettare in modo più preciso per salvaguardare le donne ed evitare che questi episodi si avvengano con la frequenza con la quale sono avvenuti fino ad ora. Però sì, diciamo che
Dipende molto dal contesto. Tendenzialmente hanno anche ragione loro, ma spesso creano, diciamo, si fanno dei casi su delle cose che magari non è il caso di Ok, buttare. ingigantiscono, diciamo, prendono a pretesto delle cose. Ok, va bene, allora sei stato chiaro, va bene, basta, ti ringrazio, ti ho tenuto un'ora più di quello No, grazie, ho che... tenuto io l'onore, grazie a te. No, 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 ma in realtà sei stato molto interessante e magari ci rivediamo, chissà, in futuro per parlare un po' più della tua storia in generale, un argomento un po' più tranquillo, magari senza andare proprio sul tema del femminismo, ma in generale capire un po' quali che sono le differenze culturali. Può essere interessante, quindi insomma, magari in futuro ci rivediamo. Se qualcuno volesse seguirti, tu hai una pagina Instagram, hai un canale YouTube che si chiama Vivere in Corea del Sud, Sì, giusto? esatto. Ok, se adesso qualcuno metterà il link. E niente, se qualcuno ti vuole seguire anche lì per capire un po' di più della cultura sudcoreana, che lo faccia e penso che ti troverà interessante. Qua ti stanno ringraziando Sì, tutti, grazie anche a voi, grazie anche stanno dicendo che sei stato un top ospite, a te. Grazie. quindi sii fiero di questa cosa. E grazie Mattia, davvero, ti ringrazio ancora e buona serata. Ci Grazie, sentiamo a presto. presto. Ciao.